Debbo purtroppo comunicare che presso una struttura ricettiva di Roseto ha preso alloggio nella giornata di ieri, in transito, una persona con la compagna proveniente dal Veneto. Questa persona, poco dopo essere arrivata a Roseto, ha ricevuto comunicazione di positività al tampone Covid dalla ASL di provenienza. La ASL di Teramo sta già monitorando la situazione di questa persona e mi assicura che ne curerà al più presto lo spostamento da questa piccola struttura ricettiva in cui si trova appunto in transito nella nostra città. Lo trasferiranno in una struttura sanitaria idonea. Al momento solo la persona positiva al Covid, solo il turista positivo al Covid e la compagna sono in quarantena obbligatoria. È mancato, da quello che mi dice la ASL, è mancato il contatto stretto con gli altri ospiti della struttura, perché appunto erano appena arrivati questi due turisti e non avevano avuto nemmeno accesso nella sala pranzo e nelle strutture comuni dell'albergo. Quindi la ASL al momento ritiene di mettere in quarantena solo questa persona con la compagna e nessun altro. E ne sta curando il trasferimento presso una struttura sanitaria idonea. La struttura ricettiva sarà completamente sanificata naturalmente a titolo cautelare. Sono notizie ancora comunque frammentarie, io vi terrò aggiornato sulla situazione. Nell'occasione devo ribadire che c'è assoluta necessità, pur in questo contesto vacanziero e festaiolo, di mantenere la prudenza, manteniamoci rigorosamente a distanza dai nostri interlocutori, almeno di 1,5 metri, 2 metri, e manteniamo la mascherina soprattutto negli ambienti chiusi.